Il vino fa parte dell'alimentazione sana, soprattutto della dieta mediterranea. Noi siamo l'esempio in tutto il mondo di una delle diete più seguite a livello salutistico. Ed un bicchiere di vino a pasto, quindi parliamo di un bicchiere di vino a pasto, di solito viene consigliato il vino rosso, fa sicuramente parte, diciamo, di una dieta salutare. In questo momento mi sto particolarmente occupando del vino biologico e del vino biodinamico. In Italia ancora dicono, ma in Italia esiste il vino biologico, le certificazioni ci sono, però la cosa più interessante che sto riscontrando in questo periodo è parlare con aziende che di fatto non hanno una certificazione biologica, ma seguono comunque sia una filosofia di vinificazione biologica. Spesso chi lo fa al biologico per tanti anni poi passa al biodinamico. E un altro fatto, diciamo, del trend, possiamo dire così, degli ultimi anni, inizia ad esserci in Italia una produzione di vino vegano. La prima regione che ha visto un po' tirare fuori le prime etichette è la Toscana, alcune altre lo stanno seguendo. Sicuramente il mercato non è un mercato italiano, ma è soprattutto un mercato per l'export. Per spiegare il vino vegano, non so, avete un po' di ore di tempo, non credo, e poi magari lo approfondiremo diversamente, ma il vino vegano deve rispettare alcuni parametri molto fondamentali. Vi posso dire, per quanto riguarda sia per la parte di nutrizione della pianta, scusate, viene fatta per esempio con gli oli essenziali, e quindi potete già solo capire con questa parola che curare e nutrire una pianta in questo modo è sicuramente molto costoso.